Buonasera, benvenuti a tutti. Ringrazio come sempre dell'ospitalità Focus 3.0, il mistero della vita. E come al solito, questa sera tratterò un argomento che riguarda l'antica medicina ayurvedica, che molti di voi hanno cominciato a conoscere, ad apprezzare. Grazie alle diverse trasmissioni che ho fatto nell'arco dell'anno passato. A questo proposito ringrazio dell'ospitalità Anna Tamburini Torre ed Enrico Ballantini che mi hanno permesso di poter far conoscere questa antica e meravigliosa medicina a molti di voi e anche mo con molti di voi mi sono poi conosciuta personalmente. Nel corso di questo anno. Quindi riprendiamo come buon augurio di questo anno nuovo. Auguro ovviamente a tutti un buonissimo 2023 con tutte le possibilità che vi si possono offrire. Sicuramente, visto che poi trattiamo di Ayurveda, soprattutto dal punto di vista della salute, che è il bene primario di tutti noi, ma comunque per tutti anche gli altri raggiungimenti nel campo personale, professionale, familiare e così via. Serenità e realizzazione a tutti i livelli. Come avete visto dall'introduzione, vi sto trasmettendo dall'India. Questa trasmissione viene registrata in questo momento perché in India siamo 4 ore e mezza in avanti rispetto all'Italia, quindi quando voi mi vedrete per me sarà notte fonda, quindi per questo motivo la trasmissione viene registrata in questo momento. Cosa di meglio che non fare dei buoni propositi, no? All'inizio di un nuovo anno, tutti ce lo diciamo sempre, ce lo proponiamo sempre e quindi proprio da qui, dalla terra del Veda, l'antica tradizione di conoscenza umana che riguarda tutti i meccanismi fondamentali che permettono a ogni essere umano di interagire in maniera più equilibrata con se stesso e con l'ambiente circostante. Vi volevo citare un bellissimo pensiero di Maharishi, no? Il maestro che ha introdotto la meditazione trascendentale alla fine degli anni 50 in tutto il mondo e che poi negli anni 80 ha ritrovato in India collaborazioni con le più antiche famiglie tradizionali di medici ayurvedici per ritrovare la integrità e la completezza della medicina ayurvedica. E quello che vi leggerò è proprio per darvi l'idea della completezza e del ruolo che ha l'essere umano nell'universo, non solo sul nostro pianeta. E Maharishi appunto dice: la vita dell'uomo è strutturata tra la intelligenza divina e l'intera creazione. La vita umana esiste per coltivare il potere divino, l'intelligenza, la felicità e l'abbondanza e per dare tutto ciò alla creazione. Questo è lo scopo più elevato della vita dell'uomo. Quindi capite, noi siamo qui, come diceva anche Dante, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. E Maharishi, come esponente di questa antichissima tradizione, ci aggiunge veramente una descrizione molto specifica del nostro ruolo. E questo ruolo così importante lo possiamo mantenere solo nel momento in cui ci equilibriamo e ci riassestiamo alla luce delle più profonde leggi di natura. Questa ormai è una visione che la fisica e la matematica stanno abbracciando da tantissimi anni. Possiamo dire dalla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, ma anche ancora prima, già ai tempi di Galilei, di Giordano Bruno, di Keplero, questi grandi scienziati, per non dimenticare gli scienziati e filosofi greci,
hanno sempre visto questo potenziale dell'essere umano e hanno sempre sottolineato l'importanza per l'essere umano di avere un contatto profondo con se stesso. Quella famosa frase, per chi ricorda un po' di cultura greca, scritta su questo frontone ad Delfi, gnozzi se auton. In greco vuol dire conosci te stesso. Cosa vuol dire conosci te stesso? Non solo conoscere quali sono così le peculiarità che ognuno di noi ha, che assolutamente dipendono da quella che è la struttura fondamentale di ogni essere umano, no? Che riguarda tutte quelle memorie anche antiche che vengono per ognuno di noi dai nostri antenati, no? Ma anche, soprattutto, riconoscere nella struttura profonda, quello che viene ormai chiamato anche nelle neuroscienze la coscienza, riconoscere il primo movente, il primo attore della nostra vita. Quindi, se la coscienza non è abbastanza ravvivata, e per coscienza non intendo solo lo stato di coscienza di allerta, no? Come ognuno di noi ha quando è vigile e vive la propria quotidianità, ma proprio quell'intima struttura che ognuno di noi ha, che l'intera natura ha, dalla quale ognuno di noi, l'intera natura, attinge. Secondo ormai anche le neuroscienze, come vi ho dato come informazione già in altre occasioni, quello che succede nel nostro cervello è, diciamo, utile a riflettere quello che è l'impulso primario, che è l'impulso della coscienza. Quindi non è primario l'impulso dei neuroni, ma è primario l'impulso di questo livello che i fisici, fin ormai dagli anni 50-60, ma ancora prima, nel 1918, Max Planck ha preso il premio Nobel per la fisica per aver scoperto la natura ondulatoria particellare della materia. Quindi fin da allora l'essere umano si è reso conto che c'è una struttura di fondo molto più importante di quella grossolana con cui interagiamo quotidianamente e con cui siamo abituati a interfacciarci. Questa struttura così profonda è quella che ormai, anche secondo la scienza moderna, è quella che indubbiamente è più importante per rendere sicura, strutturata, ben organizzata la nostra vita e la nostra neurofisiologia. Quindi, in ultimi termini, la nostra salute dipende da quanto noi siamo collegati con questo livello profondo. Questo stato lo sperimentiamo anche spontaneamente, no? Quando la mente finalmente si acquieta, no? Se immaginate la mente come una turbolenza di un mare in tempesta, quando la tempesta si calma, le onde sono totalmente silenziose e quello che succede in superficie succede anche nella profondità del mare. E questo è il paragone che vi rende chiaro come mai dobbiamo riportare quelle onde tumultuose della nostra mente, che tumultuosamente influiscono sulla nostra fisiologia, a uno stato di equilibrio tale per cui la nostra neurofisiologia riflette in maniera spontanea la struttura ordinata della coscienza, o come la chiamano i fisici, del campo unificato di tutte le leggi di natura. Avendo in mente questo, ecco che ci risulterà più chiaro perché ancora una volta dobbiamo farci dei buoni propositi prima di iniziare questo 2023. E avendo capito da quella frase molto importante di Maharishi, ma che in realtà è rispecchiata dalle leggi della fisica moderna, quello che succede a ognuno di noi influenza profondamente non solo i nostri familiari, ma tutto l'ambiente circostante, tutto il pianeta Terra, tutto addirittura l'universo. Quindi ognuno di noi è responsabile di quello che avviene in tutto il mondo e in tutto l'universo. Quindi il darci da fare dal punto di vista
dell'integrità della nostra fisiologia e anche proprio per portare integrità alla società, integrità al mondo, integrità ai nostri discendenti, no? Perché ognuno di noi, che abbia o non abbia figli, che abbia o non abbia nipoti, in qualche modo si deve sentire responsabile anche delle altre creature su questo pianeta e di quelle che magari esistono nell'immenso universo. Quindi la Ayurveda, l'abbiamo detto in tante occasioni, nelle altre dirette, ci dà tutti gli strumenti per ricostituire questo equilibrio. E l'equilibrio è a che livello? Mente, corpo e anima o coscienza. La mente è lo strumento che in qualche modo ci permette, attraverso il pensiero, di elaborare delle conoscenze. L'intelletto è quello che poi discrimina queste conoscenze per darci la modalità di intervento nella nostra vita e nella vita degli altri più adeguata possibile, ma tutto questo è incentrato in quest'altra struttura che è l'ego. L'ego non inteso come intendiamo anche nella psicologia moderna, come una sorta di fardello a volte un po' ingombrante, un po' pesante. L'ego proprio come struttura fondamentale che caratterizza la nostra personalità e che in qualche maniera ci dà le proiezioni poi di azione attraverso l'intelletto, la mente e gli organi di senso, no? Quindi una struttura, nella scienza vedica si parla di ego individuale e di ego cosmico, quindi abbiamo una interazione, come vi ho detto prima, tra noi stessi e quello che caratterizza tutto l'universo. E perché questo sia il più possibile in equilibrio, dobbiamo incominciare a partire da noi stessi, a darci delle buone abitudini, dei buoni strumenti. Ne abbiamo parlato spesso in altri collegamenti, faccio un riepilogo breve, poi vi voglio parlare dell'importanza dell'acqua calda bollita, dell'acqua e dei liquidi in generale, e spiegarvi cosa sono qui a fare in India, che cos'è appunto il Panchakarma, questa terapia di purificazione. Vedete che ho un segno qua in fronte, perché qua nella struttura, in questa piccola clinica della famiglia del dottor Raju, questa famiglia di medici ayurvedici da tante generazioni, oltre alla parte legata ai trattamenti, abbiamo, diciamo, la parte della tradizione di recitazioni vediche. L'ultimo intervento che avevo fatto, vi avevo fatto ascoltare queste recitazioni vediche, e verso la conclusione del mio intervento ve le farò riascoltare di nuovo. Vi avevo spiegato che sono recitazioni in sanscrito, frequenze, vibrazioni che riequilibrano la nostra neurofisiologia. Quindi anche queste recitazioni non sono un aspetto religioso, ma un aspetto fisiologico di riequilibrio delle varie strutture sottili, delle varie frequenze sottili che caratterizzano la nostra neurofisiologia. Ormai nel campo della fisica non si parla neanche più di frequenze, ma si parla di campo di informazione. Quindi è tutto informazione. E perché questa informazione sia coerente, dobbiamo rendere il più possibile la nostra struttura neurofisiologica coerente. Vi ricordate, nelle altre puntate vi avevo spiegato che secondo la Ayurveda esistono 5 elementi fondamentali: Pancha Mahabhuta, detto in sanscrito, la lingua antica della scienza vedica. Pancha vuol dire 5, Maha, grandi, Bhuta, elementi. Akasha, o spazio, Vayu, o aria, Tejas, o fuoco, Jala, o Appa, o acqua, e Prithvi, o
terra. Questi cinque elementi fondamentali caratterizzano tutto l'universo. Tutto è fatto di spazio, aria, fuoco, acqua e terra in diverse proporzioni e in diverse combinazioni. E la nostra fisiologia, attraverso per esempio l'analisi del polso, possiamo ritrovare questi cinque elementi raccolti in tre modalità differenti chiamate dosha. Dosha vuol dire letteralmente impurità, dalla radice sanscrita dush, che è anche la radice di parole italiane come disabile, disarmonia, distrofia, diseguaglianza. Quindi dosha, dush vuol dire qualcosa che nel momento in cui esce dall'equilibrio porta diseguaglianza, disarmonia, disintegrazione. No? Quindi dosha, i tre dosha sono indispensabili per la nostra fisiologia, ma devono mantenere il loro equilibrio profondo, proprio per permettere alla nostra neurofisiologia, a livello mentale, a livello fisico, a livello emozionale, di avere una struttura elegante, armoniosa e in salute. Vi ricordo che questi tre si chiamano Vata, Pitta e Kapha. Vata è fatto dall'unione di spazio e aria, quindi è il più leggero, instabile, freddo, irregolare, ha la sede principale nel colon. Quando è in aumento, aumenterà come caratteristiche di gonfiore a livello del colon e governa il sistema nervoso centrale periferico, quindi i due cervelli, no? Il sistema nervoso centrale e l'intestino. Pitta è fatto di fuoco, un pochino di acqua, come fuoco, quindi governerà i processi digestivi metabolici, ormonali, ha la sede principale nello stomaco, duodeno, intestino tenue, governa tutti i processi di trasformazione, importantissimo proprio nella sua funzione di farci acquisire le sostanze dagli alimenti, ma anche le sostanze dalle informazioni, dalle emozioni, di trasformarle, di renderle digeribili e omologhe con la nostra neurofisiologia. Kapha, il terzo, è fatto di acqua e terra, ha la sede principale nel torace, governa struttura, coesione, lubrificazione, presente nelle articolazioni, nell'apparato respiratorio e governa il sistema immunitario. Quindi quello che nella medicina moderna si chiama l'asse neuro-immuno-endocrino. Quindi questi tre sono interdipendenti e questi tre dipendono, hanno le loro radici profonde, possiamo dire come un albero con i suoi bei fiori e i suoi bei frutti maturi, ha tutto il suo sostentamento dalla radice che è profondamente radicata nella terra. Più questa radice è stabile e riesce a ottenere il nutrimento da tutto quello che c'è nel terreno, più avremo fiori, foglie e frutti al massimo della loro espressione. Quindi nella nostra neurofisiologia la radice è agganciata nella coscienza, quello che vi dicevo prima. Quindi infatti per l'Ayurveda, vi ho detto già in altre occasioni, la prima causa della malattia è proprio la perdita di questo collegamento. Si chiama in sanscrito pragyaparad, l'errore dell'intelletto. Quindi aver dimenticato che in realtà noi non siamo solo quello che appariamo, che vediamo nello specchio, che cerchiamo giustamente di mantenere bello, attraente, affascinante. Questo non è assolutamente sbagliato farlo, ma allo stesso modo dobbiamo coltivare quello che non si vede nello specchio, che è quello che in realtà dà la maggiore luminosità, presenza, integrità a quello che vediamo nello specchio. Per mantenere questo collegamento, no, unione, yoga, dobbiamo sviluppare questo rapporto tra la parte profonda, quindi la base, il fondo del mare, il fondo dell'oceano, e le sue onde superficiali. E questo, come prima cosa, lo facciamo con la più antica e profonda
attività che la nostra mente può sperimentare attraverso la meditazione trascendentale, attraverso anche lo yoga. La meditazione trascendentale, ve ne ho parlato in altre occasioni, è quella che è stata documentata essere la via migliore, più completa, più profonda per ricucire, ricordare, no? Infatti in Ayurveda si parla di smriti, di memoria, no? Abbiamo perso la memoria di quello che siamo realmente. E questa memoria, questa smriti, la ravviviamo tanto più ci mettiamo in linea con quelle che sono le leggi che governano l'intero universo. Quindi una buona routine quotidiana, l'abbiamo detto in tantissime occasioni, soprattutto riequilibrerà quello che viene ritenuto il re dei dosha, Vata, no? Vata, sistema nervoso centrale periferico, tra i tre è l'unico che si muove, quindi porta sulle spalle sia Pitta che Kapha, quindi se Vata è instabile, irregolare, con dei movimenti anomali, darà la stessa frequenza, la stessa irregolarità anche a Pitta, quindi la digestione, e anche a Kapha, quindi la struttura, la solidità del nostro organismo. E la digestione è un altro elemento molto molto importante nella vita di ognuno di noi. Secondo l'Ayurveda, la digestione è ad appannaggio di quello che viene chiamato in sanscrito Agni, il fuoco digestivo. Al fuoco, infatti, si offrono nelle cerimonie vediche, si offrono dei doni, no? Proprio per tenere ravvivato questo fuoco dentro di noi e fuori di noi. Pensate, no? Qui fa caldo perché siamo, anche se è inverno anche qui, però qua dove sono io sono Hyderabad, che è nel centro dell'India, la temperatura si aggira intorno ai 30-31 gradi, per loro è inverno, infatti sono abituati a temperature ben più elevate, intorno ai 40 gradi, al nord dell'India è più freddo, al sud dell'India è ancora più caldo. Quindi il fuoco, soprattutto da noi, nella stagione invernale è molto importante, no? Attraverso le nostre stufe, le nostre caldaie, sappiamo, no? Con i problemi geopolitici che ahimè ci affliggono, come dobbiamo stare attenti a conservare questa energia in modo che non ci manchi nelle giornate fredde, no? Quindi il fuoco è stata una scoperta per gli uomini dell'antichità, gli uomini preistorici, che ha cambiato il corso della vita dell'umanità, e accompagnandosi poi alla stanzialità delle popolazioni primitive, ha dato origine poi a tutta la serie di miglioramenti che l'umanità ha portato avanti, diventando stanziale, cominciando a coltivare, e il fuoco è stato uno degli elementi che ha caratterizzato questa grande trasformazione. Quindi il fuoco nel nostro organismo è il potere digestivo. Quando c'è troppo vento, vi ricordo, no, che Vata è fatto di spazio e aria, il vento muove il fuoco, quindi lo può rendere o troppo forte o irregolare o addirittura può spegnerlo. Quindi tutti i problemi digestivi dipendono dal fatto che, come diciamo in termini molto spicci e sintetici, siamo troppo stressati, non abbiamo una buona routine, abbiamo troppe preoccupazioni, abbiamo giustamente, in certi momenti queste preoccupazioni possono prevalere e apparentemente dominare la nostra vita, però dando la giusta qualità, importanza e peso alle preoccupazioni, non dobbiamo perdere di vista questa stabilità interiore che ci permetterà comunque di superare, anche se con difficoltà, i flutti incostanti della nostra vita. Quindi il fuoco si governa meglio se governiamo meglio l'aria e lo spazio, cioè Vata. Quindi più equilibrio diamo a Vata, più avremo un buon potere digestivo. Sapete quanto si parla in termini moderni di difficoltà digestive? È la seconda patologia dopo quelle del sistema nervoso, patologie digestive, quelle che chiamiamo intolleranze, quelle che chiamiamo
allergie, no? Sì, ci sono anche, ma sono il frutto di un processo secondario al fatto che abbiamo perso questo equilibrio anche da parecchie generazioni. Vi ho già detto in altri nostri incontri che noi abbiamo nel nostro DNA la memoria di 7 generazioni almeno, quindi vuol dire che abbiamo da confrontarci con queste 7 generazioni precedenti e rimediare a quegli errori dovuti anche magari a scarsa possibilità dei nostri antenati, scarse conoscenze, tante motivazioni che troviamo sicuramente plausibili nella storia delle nostre famiglie. Quindi, quando noi sistemiamo Vata, sistemiamo anche Pitta, sistemiamo anche Kapha, perché a livello di Kapha, per esempio, troppo vata, essendo fatto di spazio e aria, va a ridurre la consistenza, la coesione, la struttura, rendere rigide e non ben funzionanti le articolazioni. Ma per articolazioni intendiamo non solo le articolazioni delle nostre braccia, delle nostre gambe, della nostra schiena, ma anche le articolazioni tra una cellula e l'altra, tra un neurone e l'altro. Quindi Vata si riequilibra soprattutto attraverso una buona routine quotidiana. Alzarci presto al mattino, l'ideale entro le 6 del mattino, perché ci sono questi ritmi di cui abbiamo già parlato, no? Che si alternano tra Vata, Pitta e Kapha. Quindi alzandoci entro le 6 ci alziamo ancora con quella energia caratterizzata da Vata. Possiamo poi fare tutte le nostre pratiche di pulizia, di oliazione. Vi ricordate, vi spiegavo che l'oliazione del corpo, con l'utilizzo soprattutto dell'olio di sesamo di tipo Vata, Pitta o Kapha, no? Che trovate comodamente nelle farmacie, erboristerie e parafarmacie, essendo oleoso ed essendo Vata molto secco e asciutto, per la legge che i simili aumentano i simili e i contrari riducono i contrari, l'untuosità dell'olio ridurrà la secchezza di Vata. Fatta questa oliazione, ci facciamo la nostra doccia, poi facciamo una pratica yoga, facciamo possibilmente la meditazione e poi intraprendiamo la nostra giornata. Pasto principale il pranzo, cena leggera, cena il più presto possibile, più tardi è la cena, meno dovremmo mangiare. Quindi tutto questo, diciamo, fa parte di quei buoni propositi che dobbiamo adottare così per intraprendere il nuovo anno. Quindi questo ci permetterà anche attraverso, per esempio, l'utilizzo di metodiche di purificazione quotidiane, come per esempio, ve l'ho già detto in tante altre occasioni, l'utilizzo dell'acqua calda bollita per 15 minuti, conservata in un termos per mantenerne la temperatura, preparata fresca al mattino. In Ayurveda il cibo, ma anche l'acqua bollita, vanno cotti e mangiati, cotti e bevuti. Non si fa il processo della bollitura per comodità la sera prima, perché pensiamo di non aver tempo al mattino, ma assolutamente lo si fa al mattino. L'acqua bollendo cambia la struttura chimico-fisica delle sue molecole. Si rompono questi legami tra una molecola e l'altra, che vanno a costituire queste strutture chiamate cluster, diventano delle strutture molto più piccole, che hanno più facilità a penetrare nei canalini delle nostre cellule. Quindi entra quest'acqua bollita proprio a purificare ogni singola cellula. Quindi l'acqua va sorseggiata, quindi non grosse quantità, perché sennò sovraccaricheremo reni, apparato linfatico, andremo a disturbare anche il cuore. Quindi questo discorso, ahimè, che sento spesso fare: ah, bisogna bere almeno 2 o 3 litri al giorno. Assolutamente non è corretto. I liquidi già li ingeriamo anche con verdura, cereali, frutta. Quindi l'acqua che beviamo, che è molto importante sia per pulire che per idratare, che per addolcire la nostra fisiologia, va assunta a sorsi. Addirittura dovremmo mettercela nel palmo della mano
e berla in questo modo, però possiamo con il nostro comodo thermos metterne mezza, la quantità di mezzo bicchierino e sorseggiare quest'acqua, diventata ovviamente, la lasceremo un po' intiepidire, sorseggiarla ogni ora questo mezzo bicchierino. Questo andrà a lavare, a pulire profondamente senza sovraccaricare reni, cuore e apparato linfatico. Questo è molto importante e ci viene suggerito da questa antichissima tradizione che è la medicina ayurvedica, che vi ricordo ha più di 5.000 anni di storia, quindi ha conservato in tutti questi millenni e ancora di più di questi 5.000 anni, perché 5.000 anni fa risalgono le informazioni scritte, tramandate, scritte attraverso i testi classici ayurvedici, ma tutt'oggi nelle famiglie tradizionali buona parte della conoscenza viene tramandata oralmente e la diagnosi del polso si impara da un medico già presente nella famiglia, uomo o donna che sia. Quindi non si studia all'università come tutte le altre parti della medicina ayurvedica, ma si apprende dal proprio maestro, chi è fortunato ce l'ha appunto in famiglia come padre, madre, nonno, nonna, a seconda delle tradizioni che sono vive nelle famiglie. Qui dove sono io, la famiglia Raju, è una famiglia di antichissime generazioni. Qui i due medici sono fratello e sorella, sono intorno tra i 40 e i 50 anni, un altro fratello che vive un pochino più distante da dove c'è questa clinica è intorno ai 60 anni, il padre e la madre erano medici ayurvedici, così come anche il nonno, per andare indietro nelle generazioni. Già una nipote di questi che vi ho citato si è laureata in medicina ayurvedica e entrerà anche lei a far parte dello staff di questa clinica. I piccoli, ci sono due figli, fratelli gemelli, maschio e femmina, della dottoressa Padma, che sono alle scuole medie, quindi stanno cominciando con lo studio del sanscrito, perché chi poi andrà avanti all'università per l'Ayurveda o per altre discipline vediche impara il sanscrito, no? Un po' come noi si imparava il latino e il greco e poi è diventato, diciamo, più ridotto e si mantiene solo negli studi classici. Imparerà il sanscrito e stanno già cominciando a imparare dalla madre anche le metodiche della diagnosi del polso. Così il figlio e la figlia del dottor Krishna sta facendo lo stesso percorso, quindi una tradizione profondissima con una sapienza veramente incredibile. Perché i liquidi e l'acqua calda bollita di cui vi parlavo è importante? In questo caso, proprio per quello che vi spiegavo, la purificazione. Però nella tradizione ayurvedica, nei testi classici scritti, è anche riportata l'importanza dei cibi liquidi. Perché i cibi liquidi? Perché i tessuti di cui è formato il nostro organismo, i due principali, anche se sono tutti e sette importanti, sono tessuti liquidi. Il primo tessuto che si forma da una buona digestione si chiama rasa, è quello che noi chiamiamo medicina moderna, il chilo, il plasma, ed è un tessuto fluido. Quindi capite, l'affinità dei liquidi con un tessuto fluido è superiore ai cibi solidi. E quindi l'avere nella propria alimentazione presenza di cibi fluidi, liquidi, è molto importante. L'altro tessuto molto importante, fluido, si chiama shukra. È il settimo tessuto ed è il tessuto riproduttivo, quello che dà la possibilità alla specie umana di riproporsi, di proseguire, no? Questo tessuto non è importante solo nel periodo riproduttivo, no? Perché qualcuno dirà, vabbè,
quando poi chi ha scelto di far figli li ha fatti, è chiuso questo compito. No, questo tessuto è molto legato anche al sistema immunitario, perché il settimo tessuto dà poi origine a un altro prodotto liquido della nostra neurofisiologia che si chiama OGAS. OGAS è quello che chiamiamo la linfa vitale, il prodotto supremo di una buona digestione. È quello che sostiene appunto il sistema immunitario, sostiene la nostra radianza, la nostra luminosità, come appariamo, no? Una buona carnagione, una buona presenza, una buona anche energia, una buona energia fisica, mentale, emozionale, dipendono da OGAS. Quindi tre strutture molto importanti per la nostra neurofisiologia sono liquide. Rasa, il primo tessuto che si forma da una buona digestione, chilo e plasma, secondo la denominazione moderna, shukra, il settimo tessuto, tessuto riproduttivo, quindi lo spermatozoo e l'ovulo. Ma, come vi dicevo, shukra è disseminato in tutto il nostro organismo. Si raccoglie nel momento della procreazione nell'ovulo e nello spermatozoo in maniera adeguata per dare origine a un nuovo individuo. Però quegli elementi sono sempre presenti nella nostra neurofisiologia anche quando finiamo di essere fertili. E comunque, anche da questo punto di vista, sapete purtroppo quanti casi di infertilità, sia maschile che femminile, esistano. Quindi, ritornando al nostro ragionamento iniziale, mancanza di coesione tra la coscienza e le sue manifestazioni nel mondo della materia, mancanza di integrità dei tre principi metabolici Vata, Pitta e Kapha, squilibrio soprattutto di Vata, quindi stress, sistema e periferico, sistema nervoso centrale periferico non ben equilibrati, che influenzeranno a cascata nei processi digestivi la formazione dei vari tessuti fino ad arrivare a un tessuto riproduttivo molto debole. Nella tradizione ayurvedica ci sono tre superfood, no? Li chiamiamo anche nella medicina moderna. Quali sono questi tre super cibi per l'Ayurveda? Guarda caso, sono tre cibi liquidi. Sono il latte, il ghee, burro chiarificato, e il miele. Così vituperati e così anche mal trattati, no? Perché sicuramente molti problemi che vengono alle persone a causa del latte è perché il latte non è più di buona qualità assolutamente, ma anche perché abbiamo dei processi digestivi molto deboli e perché usiamo il latte in maniera impropria. Il latte va bevuto da solo, il latte non va unito a cibi acidi, a cibi salati. Il latte, noi qui al mattino, prima di fare la visita con i medici, possiamo bere la tazza di latte, un latte bollito due o tre volte perché così diventa più digeribile, è un latte buonissimo, qui lo sapete, le mucche sono molto rispettate, alimentate bene, quindi la prima cosa che beviamo è il latte bollito. Dopo mezz'ora e dopo aver fatto la visita con i medici possiamo fare la colazione. La colazione qua in India e qui dove facciamo i panchakarma è una colazione salata, cioè ci sono delle specie di frittelline di riso fatte con il riso soffiato, ci sono delle salsine molto semplici fatte con l'anacardi o con le mandorle, ci sono queste frittatine tra virgolette che si chiamano dosa, non so, frittate di uova, mangiamo uova durante il panchakarma, che sono fatte di farina di ceci, ci sono a volte frittatine invece più dolci, quindi è una colazione deliziosa, molto semplice e molto digeribile, però va fatta a mezz'ora di distanza dall'assunzione del latte. Il cibo, come sapete, per essere più digeribile va anche leggermente speziato. Una delle metodiche anche per migliorare Agni, il fuoco digestivo,
è usare lo zenzero, il cumino, la curcuma, fieno greco, la safetida in miscele adeguate nella cottura dei cibi. Qui non mangiamo indiano, mangiamo ayurvedico. La cucina indiana risente un po' della tradizione ayurvedica, però soprattutto per noi occidentali è molto speziata. Qui gli ospiti siamo tutti, qualcuno dall'Europa, diversi australiani, diversi americani, quindi abbiamo un'alimentazione idonea al trattamento, ma anche idonea al fatto che non siamo abituate a spezie troppo accentuate, troppo forti, che comunque non vanno bene neanche dal punto di vista ayurvedico. Quindi il latte. Quindi adeguatamente bollito, di buona qualità, trovato anche in Italia, biologico, magari sappiamo da che mucche viene, insomma, si può fare. E inizialmente, soprattutto per chi ha questa famosa mitica intolleranza al latte, potrebbe venire diluito in modo che si parta da un latte intero, lo si diluisca con acqua, lo si faccia bollire per 2 o 3 minuti per renderlo più digeribile, gli si può mettere qualche spezia, per esempio del cardamomo, una fettina di zenzero fresco o un po' di noce moscata grattugiata e, come vi ho detto, bevuto lontano da cose salate o acide, non con la frutta. Il latte va d'accordo solo con il mango, ma con nessun altro frutto, tantomeno con le banane, no? C'è questo mito da noi di mangiare la banana perché è comoda, perché contiene potassio. La banana è dolce in bocca e acida nello stomaco, quindi presa a stomaco vuoto può darci acidità, presa a stomaco pieno è pesante da digerire. Quindi possiamo mangiarci la banana, qui ci sono delle banane favolose, potete immaginare. Quindi la bananina non vicino al latte, non vicino al pasto principale, magari con qui si fa il chapati, che sono queste specie di piadine, no? Fatte di acqua e farina. Ecco, per esempio, la banana col chapati si può mangiare. Il ghee ve ne ho parlato tante volte. Il ghee in inverno da noi che fa più freddo, anche nelle case è un po' più solido, ma in realtà è un cibo liquido. Il ghee è il burro chiarificato. Quando il burro viene cotto lentamente, perde caseina, lattosio, umidità, è un grasso ricco di vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K, mantiene le alte temperature, quindi va molto meglio dell'olio d'oliva per quello che facciamo come soffritto piuttosto che come anche verdure saltate semplicemente in padella e quella volta ogni tanto in cui ci facciamo il fritto, è un fritto molto leggero se lo fate con il ghee. Il ghee si può usare sia crudo che cotto, il ghee non va in frigorifero, il ghee alza il colesterolo buono e riduce quello cattivo. È un alimento che migliora Agni, migliora il fuoco digestivo, quindi fa crescere la nostra capacità digestiva. Qui nelle cerimonie di cui vi parlavo prima, e poi vi metterò da ascoltare una breve cerimonia, per alimentare il fuoco viene messo a piccole gocce il ghee, no? Con un cucchiaio di legno viene messo sul fuoco il ghee, perché così si alza immediatamente la fiamma. Non deve essere troppo perché spegnerebbe la fiamma, deve essere nella quantità adatta, così come lo possiamo usare noi nell'alimentazione. Quantità adatta è minimo un cucchiaino a testa 3 volte al giorno. Si può usare al mattino sulla fetta biscottata, si può usare a pranzo per cuocere le verdure o chi non è vegetariano, cuocere carne o pesce, si può usare alla sera per saltare le verdure in padella. Alla sera, vi ho già detto tante volte, no proteine animali, no formaggi, quindi mangiamo una zuppa, mangiamo un legume, mangiamo se vogliamo un cereale tipo il riso, la pasta, il farro, così via. Questo ci preserva da una cattiva digestione e brutti sogni notturni. Il miele è molto importante, molto spesso io trovo persone che non sanno che il miele non va scaldato, il miele cotto, ma
Cotto vuol dire semplicemente messo nella tisana calda, quindi non è che dobbiamo cuocere la tisana calda è a 45 gradi minimo, forma sostanze tossiche, quindi il miele sopporta solo fino a 38 gradi, oltre 38 gradi diventa tossico. Quindi no, il miele scaldato, il miele è un alimento molto prezioso, è una medicina, possiamo considerare. E con questo vi ho un po' spiegato la funzione anche dei cibi liquidi. Una breve informazione su quello che sto facendo. Pancha Karma significa letteralmente pancia, 5 azioni karma, 5 procedure di purificazione. Quindi io qui ogni giorno ho un paio d'ore al mattino di trattamento e un'altra ora al pomeriggio dove vengo massaggiata, oliata, questi trattamenti con l'olio sulla fronte o queste sostanze fatte di decotto e lassi, quindi lo yogurt diluito con l'acqua sulla fronte, tutte terapie di preparazione, di oliazione profonda per far sì che le tossine dalle zone periferiche si rispostino nel tratto gastrointestinale, perché poi l'ultima settimana incominceranno a essere eseguiti, oltre a questi trattamenti che vi ho elencato, trattamenti di calore con dei sacchetti pieni di erbe o spezie caldi tamponati sul corpo, tutto, ripeto, per sciogliere queste tossine, per rilassare, perché nel momento del rilassamento le tossine fluiscono più facilmente. Tutto questo verrà completato nell'ultima settimana dai clisteri. Clistere è un atto medico molto importante nel Panchakarma ed è un atto che permette, attraverso una delicata espulsione, sono molto delicati i clisteri, sono sempre su base oleosa, di espellere quelle tossine che abbiamo finalmente raccolto da tutto il nostro corpo da anni, da generazioni, da un anno in cui ci siamo un po' lasciati andare nell'alimentazione. Quindi qui ci si rimette al nuovo. Quindi l'ideale è farlo una volta all'anno. Io quest'anno sono riuscita a venire anche al mese di agosto, perché con la pandemia ovviamente ero mancata qui per 2 anni e quindi, come vi ho detto prima, per rimettermi in forma, per essere di supporto a ognuno di voi con i buoni consigli e le buone terapie. Allora, prima di concludere, vi faccio ascoltare, vi faccio vedere le immagini di queste cerimonie di cui vi parlavo. Ripeto, non sono cerimonie religiose, ma servono proprio a stimolare le nostre frequenze in maniera ordinata. Ascoltatelo, facciamo 5 minuti. Yeah.
avete ascoltato la recitazione di questi pandit. I pandit vengono da queste famiglie tradizionali di bramini, crescono e si strutturano già in famiglia, ma poi in India ci sono queste scuole di recitazione. Vi ricordo che queste recitazioni sono state definite patrimonio dell'umanità per l'UNESCO e queste antiche recitazioni, come vi spiegavo già prima, hanno una funzione specifica proprio di riequilibrio, di riassestamento delle frequenze della nostra neurofisiologia. Una curiosità, tornando al discorso dell'acqua, no? L'acqua piovana, se avessimo meno inquinamento, sarebbe un'acqua molto gradevole per il nostro organismo. In qualche maniera l'acqua bollita si avvicina un po' alla struttura dell'acqua piovana, ma ormai l'acqua piovana anche qua in India assolutamente non viene utilizzata. E l'acqua dei fiumi, secondo la tradizione vedica, anche quella è un'altra ottima acqua, però ancora una volta l'inquinamento non ci permette di utilizzarla. E i fiumi, diciamo, che hanno più energia e che ci danno un'acqua migliore sono quelli che scorrono da est verso ovest, perché c'è il solito principio che anche esiste nell'architettura vedica, nel Vastu o Stapatiaveda, che il sorgere del sole a est è l'impronta immediata che viene presa anche dalla nostra casa. Ecco perché la porta d'ingresso della nostra casa dovrebbe essere rivolta verso est o nord, verso la stella polare. Quindi l'est è molto importante anche per il discorso dei fiumi. E qui ovviamente, ma come anche da noi, no? Pensate il Po per il nord Italia, il Tevere, vengono dalle montagne, no? E questo loro passare da un sasso all'altro rende ancora più vibrazionalmente valida quest'acqua. Più si avvicina alla sorgente, ovviamente, e meglio è. Qui immaginatevi anche qui il Gange, no? Dall'Himalaya, la potenza che ha questo fiume. Però, ripeto, oggi è assolutamente improponibile pensare di poter utilizzare l'acqua dei fiumi, anzi, purtroppo la nostra epoca di inquinamento sta rendendo anche, non dico pericolose, ma a volte inadeguate anche le nostre fonti e sorgenti sicure. Ecco, allora io spero di avervi dato dei buoni consigli. Io ritornerò in Italia il 19 di gennaio. Quindi poi qualcuno di voi ha già il mio numero, se volete ve lo ridico, è 335-5612-115. Vi ricordo che giro molto l'Italia, quindi quando rientrerò sarò poi a Firenze, Livorno, la Garfagnana e Pisa e poi via via il mio lavoro itinerante si svilupperà da altre parti in Italia, oltre che vicino dove vivo io, sul Lago Maggiore, Milano, Torino e così via. Vi ridico il numero 335 5612 115 e la mia mail Graziella Bensi con la S di Savona 49 @gmail.com. Quindi 335 5612 115 Graziella Bensi 49 @gmail.com. Sono contenta di avervi dato questa opportunità così all'inizio dell'anno. Ecco qua che Enrico Graziella, non Graziella, Graziella Bensi, tutto attaccato, 49, @gmail.com. Grazie di nuovo Anna Tamburini, Torre e Enrico Ballantini di queste belle opportunità. Ci rivedremo poi a febbraio con un altro argomento e vi
Vi auguro veramente un buon anno. È andata bene anche la trasmissione perché sapete, in India l'energia va e viene. Graziella con due L, Graziella Bensi 49 @gmail.com. E siamo riusciti ad avere un collegamento stabile e vi ringrazio per tutto e a presto.